Ciao a tutti, mi chiamo Manuela Monti, sono una biologa che lavora da oltre 10 anni nel campo della ricerca. Ho iniziato effettivamente come biologa borsista dello IOR, per cui lo IOR mi ha permesso di avvicinarmi a un mondo che di fatto era un pochino diverso da quello che conoscevo, perché una biologa normalmente noi la intendiamo in un laboratorio. Io invece, grazie a questa opportunità, ho avuto modo di conoscere un altro aspetto di quella che è ricerca, che riguarda fondamentalmente tutte quelle parti che riguardano l'autorizzazione di una sperimentazione, quindi non il laboratorio, ma più un discorso tecnico di autorizzazioni e di procedure fondamentalmente. Praticamente io sono diventata biologa perché ero molto curiosa di tutto quello che era la biologia, quindi fondamentalmente l'essere umano. E in questo caso ho avuto modo di conoscere il mondo delle sperimentazioni cliniche che mi ha permesso di capire esattamente tutto quello che era dietro alle varie sperimentazioni, quindi alla ricerca, non dal punto di vista del laboratorio, ma tutte quelle pratiche autorizzative delle varie sperimentazioni. Queste sperimentazioni sono quelle indagini o quelle ricerche che comunque devono avere tutta una serie di autorizzazioni e che garantiscono ai nostri pazienti intanto un'eticità della ricerca, ma anche tutte quelle valutazioni da parte di esperti qualificati di quelle procedure che sono importanti alla base di una sperimentazione clinica. Nel progetto ARTE io mi occupo nello specifico di due grossi ambiti. Il primo è il discorso del comitato etico, in quanto un'approvazione di sperimentazione clinica necessita prima di tutto di un'approvazione da parte del comitato etico a garanzia e a tutela della salute dei pazienti e di quello che noi andiamo a fare con la nostra sperimentazione. L'altro aspetto è in realtà un pochino più tecnico, poiché va a produrre tutta quella serie di autorizzazioni necessarie a rendere tecnicamente fattibile la sperimentazione. Nondimeno, però, c'è anche questo grosso discorso della qualità del dato, perché in realtà quello che è fondamentale perché la nostra sperimentazione abbia una grossa valenza scientifica è proprio quella di garantire durante tutto il percorso una qualità che è quella sempre, comunque alla fine, a tutela dei pazienti e dei trattamenti che noi stiamo eseguendo.